Buongiorno a tutti, oggi vedremo insieme come fare dei semplici muffin pasquali. Io ne ho fatta una anche a forma di colombina. Iniziamo a cucinare. Come prima cosa bisogna preriscaldare il forno a 180 gradi. Poi mettiamo la scorza di un'arancia, preferibilmente biologica, nel boccale. Mi raccomando, non inserite la parte bianca, altrimenti diventerà amaro. Dopodiché aggiungiamo lo zucchero. Ne serviranno 160 grammi. Mettiamo il misurino e polverizziamo per 10 secondi, velocità 10. Bisogna ora riunire sul fondo una spatola. Ecco il nostro risultato. Aggiungiamo ora 2 uova, 150 g di olio di semi di girasole e 200 g di latte. Una fialetta di aroma di mandorle e 15 g di miele. Posizioniamo nuovamente il misurino e mescoliamo per 10 secondi a velocità 5. Guardiamo il nostro risultato. Come vedete è molto liquido perché per ora abbiamo aggiunto solo liquidi. Aggiungiamo poi 380 g di farina 00 e una bustina di lievito per dolci. Posizioniamo nuovamente il misurino e mescoliamo per 20 secondi a velocità 5. Dopodiché basterà aggiungere 70 g di frutta candita in questo impasto. Come potete vedere è molto liquido e abbastanza cremoso. Con l'aiuto della spatola riusciremo a mescolare bene la frutta candita e dopodiché ci mancherà solo di sistemarla nei nostri pirottini. Io vi consiglio di mettere più di 70 g perché secondo me non erano sufficienti. Mescoliamo comunque tutto il composto fino a che gli canditi saranno ben amalgamati nel nostro impasto e poi li sistemiamo nei nostri pirottini. Più o meno dovrebbero venire 18, io che li faccio un po' più piccolini me ne sono venuti 21 più una colombina dove ho messo il doppio dell'impasto. La forma della colomba è di 100 g. Io infatti, come potete vedere, metto un cucchiaio per ogni muffin e secondo me è più che sufficiente. Se voi volete invece farne un po' più grandi, basterà metterne di più. Li sistemiamo per bene e cerchiamo di farli stare tutti, altrimenti basterà utilizzare un'altra teglia. Dopodiché basterà terminare la preparazione con la granella di zucchero e le mandorle. Io vi consiglio di non metterne più di 3 a muffin perché essendo piccoli diventa altrimenti troppo affollato e cercate di metterli al centro perché con la lievitazione altrimenti verranno spinti verso i bordi. Io farò la maggior parte dei nostri muffin con mandorle con la pelle mentre alcuni li farò senza. Ho conosciuto persone che li preferiscono senza, quindi a vostro piacimento potete mettere uno o l'altra tipologia di mandorle. Poi basterà farli cuocere per 25-30 minuti a forno caldo a 180 gradi. Io utilizzerò il forno ventilato e li farò cuocere 27 minuti. Ed eccoli qui, appena tirati fuori dal forno. Come potete vedere sono veramente molto carini e anche molto facili. Infatti il procedimento sono più o meno 5 minuti e poi in 25-26 minuti possono essere pronti. Ottimo per un regalino pasquale a qualche amico oppure per il pranzo di Pasqua se non si vuole comprare la colomba al supermercato. Vediamo ora l'interno. Come potete vedere sono veramente molto morbidi e anche quando li tagliamo possiamo trovare un interno molto soffice e ben lievitato. Io, come vi ho detto in precedenza, metterei qualche candito in più perché come vedete non sembrano abbastanza.
Scrivete qui sotto nei commenti se li avete provati, se vi sono piaciuti o se avete fatto qualche altra modifica. Se siete interessati agli ingredienti, aspettate fino alla fine del video dove verranno elencati tutti. Gli ingredienti per circa 23 muffin sono la scorza di un'arancia, 160 g di zucchero, 2 uova, 150 g di olio di semi di girasole, 250 g di latte, una fialetta di aroma di mandorla, 15 g di miele, 380 g di farina 00, una bustina di lievito per dolci, 70 g di canditi missi e granelle di zucchero e le mandorle a piacere per la decorazione.